se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione. Così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare. Ogni piccolo dolore.
se desistere. Stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo, soltanto un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo, soltanto un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo, soltanto un attimo di più. Con la testa fra le mani. Pensa. Puoi decidere tu, resta un attimo, soltanto un attimo. Nata ai bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi, e dentro fanno male ancor di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarsi mai. E ci sei adesso tu a dare un senso.
giorni.